Tutelare e difendere il diritto della proprietà privata. La maggioranza di Palazzo Mezzabarba scende in campo al fianco dei proprietari immobiliari contro le occupazioni abusive. L'ultimo casapavia risale qualche giorno fa nel quartiere di San Pietro in Verzolo, quando una famiglia di 10 persone di etnia Rom con 6 bambini ha occupato un alloggio sfitto. L'ordine del giorno è stato promosso dal consigliere comunale della Lega, Gennaro Gallo, e chiede a sindaco e giunta di farsi portavoce presso il governo di ogni iniziativa o proposta di legge. Il 14 quindi discuteremo di un ordine del giorno presentato da me e sottoscritto da tutta la maggioranza. Infatti sono molto onorato che la maggioranza quindi abbia condiviso con me questo ordine del giorno sull'occupazione abusiva, che è un fenomeno molto diffuso. Infatti la cronaca pavese ci dà appunto notizie di questa occupazione che è avvenuta una settimana fa da parte di una famiglia di cui formata da 10 componenti, quindi più minori, che hanno occupato questo immobile nonostante siano stati prima quindi allontanati dalle forze dell'ordine e poi successivamente quindi sono rientrati. Ma una volta allontanati, gli inquilini abusivi sono subito rientrati. In totale a Pavia, allo stato attuale, sono 3 le occupazioni abusive. Un problema che Gennaro Gallo conosce da vicino, essendo anche ufficiale giudiziario. È un fenomeno quindi assurdo per cui che ci sia soltanto in Italia questa possibilità che persone entrano in un appartamento e ci rimangano per parecchio tempo, quindi togliendo la possibilità, quindi il possesso ai legittimi proprietari per un periodo, possiamo dire anche indefinito, perché non si sa, una volta entrati non si sa quanti di questi possono poi uscire. È assurdo che in Italia esista questo, ci possa quindi esistere questo fenomeno e che l'Italia, soprattutto in Italia, i proprietari facciano da ammortizzatori sociali quando dovrebbe intervenire lo Stato a risolvere il problema dell'occupazione. È assurdo che in Italia ci siano 40, da 40 anni che non sia una politica edilizia pubblica per famiglie quindi che vivono nella marginalità. Il problema è complesso e di respiro nazionale, ma la maggioranza di centrodestra di Pavia vuole lanciare un segnale con questo documento che sarà discusso nel Consiglio Comunale di giovedì 14 aprile. Questo ordine del giorno quindi vuole essere un grido di allarme che parte quindi da Pavia, parte dalla nostra amministrazione, per chiedere quindi al governo delle politiche, soprattutto delle norme complete, soprattutto che vanno a integrare un po' il nostro codice penale, soprattutto il 633 che parla appunto, che prevede che quando ci sia un'occupazione abusiva il soggetto venga allontanato. Però può essere allontanato solo in caso di flagranza di reato e soprattutto ci siano più 3 persone armate, quindi che entrano in una proprietà privata. Solo in questo caso può essere quindi preso e allontanato. Quindi noi dobbiamo smetterla di che i cittadini, quindi siano solo, soprattutto gli onesti cittadini e soprattutto i proprietari, si facciano carico di questa situazione, non soltanto quindi pagando spese legali, pagando le tasse e lo Stato in questo caso non intervenga in modo rigoroso e certo a difesa quindi di questi cittadini proprietari di immobili.